non ne parlavamo riguardo ad altre aree ex coloniali o post coloniali. Adesso viceversa, in termini di reputazione, gli artisti anglo-indiani o anglo-caraibici o americo-caraibici, cioè sono artisti che vengono quindi da contesti ex e post-coloniali. In parallelo a questa espansione quantitativa, c'è però anche un depotenziamento del contemporaneo. Negli anni 60-70 il contemporaneo, pensiamo alla fortuna, direi, sociale, diffusa dell'arte povera in Italia, trainava o incarnava, riusciva a interpretare delle istanze di rinnovamento molto umane. Questo aveva dei pro, ovviamente, un grande favore, una grande capacità di trascinamento, dei contra, nel senso di una diffusione di una letteratura critica estremamente poco rigorosa in termini visuali, e invece pronta, diciamo così, a politicizzare un po' la grossa, un po' anche i fenomeni visuali. Però indubbiamente c'era questa. Adesso il discorso sull'innovazione, che è un termine, diciamo, un po' deprecabile per certi versi, ma comunque il discorso sull'innovazione passa più per altri ambiti, ambito giuridico, per esempio, la richiesta di diritto, di diritti, o l'ambito tecnologico. E qui devo dire c'è stato uno spostamento incredibile, nel senso che oggi se parliamo di creatività noi ci riferiamo alla tecnologia, cioè ci riferiamo all'innovazione sui social, sulle piattaforme di hardware. Questo Steve Jobs è stato un po' una grande testa d'ariete di uno spostamento che ha molto ideologico, diciamo così, ma che è stato efficace. Quindi depotenziamento, quindi perdita di quelle dimensioni di emozionalità. Io direi perdita di quelle capacità liturgiche, di coinvolgimento che l'antico ha saputo indubbiamente suscitare. E perplessità su questo boom, diciamo così, di quotazioni d'asta, no? Di gallerie estremamente costose, con, come dire, dei dress code molto precisi, molto escludenti. Perplessità che a fronte, per perplessità a fronte della diffusione degli ecomusei, cioè dei musei di arte contemporanea che in luoghi oligarchici in contesti ex coloniali costruiscono la propria immagine, costruiscono la propria memoria, proprio punto. Ad esempio, non so, Re del Mollan in Thailandia, un grande collezionista di arte contemporanea, e ha costruito un museo costosissimo. Maggiormente l'esempio in questo, diciamo così, sono stati gli emiri del Qatar, che hanno fatto per 10 anni, mentre da una parte schiavizzavano i filippini e i sudanesi, dall'altra mandavano avanti la figlia dello sceicco come dama di charity, che è ovviamente grande collezionista di arte contemporanea. Io ho scritto una cosa su un premio che Prada e il Qatar, il Fondo Giovanile Qatar, aveva bandito nel 2012, quando ancora non si sapeva, diciamo così, degli scherzi negli armadi qatarini, però si sapeva già che il Qatar finanziava l'islamismo più intransigente, anche sanguinario, finanziava cose, diciamo, che non erano certo, non entravano certo, diciamo, in un discorso progressista o giuridicamente a noi interesse, diciamo, democratico-liberale. Ecco. Questo per darvi dei conti di come mai molti, forse anch'io, negli ultimi 10 anni hanno fatto un passo indietro. Cioè, da una militanza contemporaneistica, cioè, ci si è spostati in altri ambiti. Veramente tanti curatori, tanti critici, ciao, ciao, carissima, tanti critici hanno preso le distanze dall'arte contemporanea, pur continuando a lavorare ai suoi margini, diciamo così, sulle sue sponde, nei pressi delle sue sponde. E ormai c'è una letteratura di destra e di sinistra, per così dire, no? Nel senso, quindi più politica, oppure basta con il nuovo, torniamo in qualche modo a dimensioni antiche, la lettura, per esempio, lasciando il concettuale, una letteratura sulle diaspore o sulle abiure rispetto al contemporaneo, molto interessante per certi versi, perché qui è una stagione di questo. Da qui l'esigenza di recuperare delle dimensioni di potenza, di energia in qualche maniera, di rapporto con il sacro,
di rapporto con le dimensioni ultime dell'esistenza, la nascita, l'amore, la morte, dimensioni che in termini di immagine potremmo tradurre come gloria, consolazione, compianto, conforto, pietà. Ora, queste dimensioni radicali, esistenziali, diciamo così, e capaci davvero di instaurare una collettività che non è, cioè, che non è impermeata sulla competizione e sul profitto. Se davanti a una deposizione di Cristo non è impermeata sulla competizione e sul profitto. Di queste dimensioni ne abbiamo già bisogno, ma non è detto che sappiamo porre la domanda, che non è una domanda confessionale, è una domanda più vasta, diciamo. Perché il rapporto tra contemporaneo e antico è stato seccato completamente nel corso della scienza. Allora io ho dedicato un volume ai conservatori o agli outcast, diciamo così, outcast come spesso si porta sempre per nascere, non si sceglie, non si è, qualsiasi cosa si traccia, di grande prestigio, di grande prestigio. Forse il cuore del volume è Berenson, ma Berenson nei territori dell'arte contemporanea è stato considerato intruso ed è tutt'oggi considerato. Si dice che è stato un conservatore, ma la domanda più interessante è come si mette conservatore. Ci sono conversato, magari era lì, era lì nei pressi di Matiss, la testa delle loge. Quindi come si diventa conservatore? Io in termini di arte, di gusto artistico, io sono diventato un conservatore. Il punto è che non si nasce e che la domanda, diciamo così, di come a un certo punto ci si dissocia da un progressismo che sembra aver perduto le proprie ragioni di solidarietà, di umanità, di pienezza, no? Ma devo dire che mettere la questione in queste termini ricalca una nuova topografia parlamentare, destra e sinistra, progressisti conservatori, è probabilmente molto fuorviante. Cerco di fare qualcosa. Cerco di far capire che noi abbiamo perduto la capacità di interrogarci sul nesso, che nella storia dell'umanità è sempre stato molto forte, un regno al di fuori della storia, un regno al di fuori delle tecnologie. Un regno al cui interno sostanzialmente il conflitto, la cronaca, non avevano cittadinanza. E ho raccolto delle voci molto diverse tra di loro, che però si trovano, si incontrano proprio su questa difesa della tradizione della figura. E questo infatti sono estremamente interessato a quello che tutti voi avrete da dire, anche Massimo che studia la questione dal punto di vista della storia teologica della cultura. Una difesa della tradizione della figura che è stata molto forte e quindi una resistenza, diciamo così, a un paradigma international style, prima dell'astrattismo e poi del concettuale, una resistenza al dominio dell'impero americano, se vogliamo, oggi come dire tornano di attualità queste cose, ma evidentemente è evidente che un paese che ha una storia religiosa prima che culturale come quella italiana fa fatica, no? A assimilarsi senza riserve, diciamo così, a società impermeate sull'autopromozione e sul profitto, come quelle anglo-americane. Adesso non c'è bisogno di dire se sia giusto o sia sbagliato, nel senso è un dato di fatto che noi comunque abbiamo un'eredità millenaria modellata molto dalle immagini religiose, ecclesiali, ecclesiali vuol dire comunitaristiche, con un ethos e un fatto comunitaristico, no? Molto forte. Quindi ho raccolto delle voci molto diverse, diverse anche sotto il profilo dell'ideologia. Si va da un liberale sicuramente molto conservatore come Berenson, a persone che hanno aderito negli ultimi anni a un'ideologia di tipo comunista, sovietico come Carlo Levi, a un comunista eterodosso come De Martino, che io però ritiro fuori e rivendico con tutta la sua dimensione ungheriana anni 30, quindi anche un po' eterodossa nei confronti dei contorni ideologici del Partito Comunista, cioè evidentemente un De Martino per cui distanza del sacro e l'esperienza della mortalità come confida in un bellissimo dialogo con beh, adesso sono riuscito, insomma, mi sono di vabbè, niente, ne parla Franco Fortini, no? Lui e l'altro si trovano al letto di morte di Ernesto De Martino, Carlo Castro, e Ernesto De Martino Cases, pone a Cases, razionalista, anche lui per quanto un po' scettico, tutti e due comunisti, si dice tali, si interrogano sulla morte. E De Martino apre un varco loro dell'ideologia perché dice non c'è ideologia
che possa guarire il terrore della morte. E Fortini, che è testimone, commenta in maniera, secondo me, inestimabile, che entrambi stanno recitando la commedia della loro laicità. Beh, sostanzialmente non lo sono affatto. E allora qui c'è un problema molto cruciale, che io vengo qui generalmente spiego, la domanda di Cristo, che va molto al di là, diciamo, di una dimensione confessionale, può non separarsi dalla dimensione confessionale. È il caso di Fontana, è il caso di Lucio Fontana, è il caso di Carvalonzi, quindi evidentemente le esperienze cristiane sono fortissime. Anche nel costruire un'identità non atlantica dell'Italia, probabilmente anche nel caso di Alberto Burri, certamente non nel caso di Carlo Levi, che ha tutt'altra biografia religiosa, eppure si trova lì con Pasolini, con Moravia, sul problema di una tradizione di figura in cui l'idea di pietà sia fondamentale al suo centro. E non sta tenendo fuori da questo dilemma. Non può dirsi cristiano, non può dire ok, Giovanni Pellini è il nostro avvenire, deve guardare le modelli sovietici, il liberismo sociale, non è soddisfatto e sostanzialmente rimane in un impasse. È un libro quindi che non dà soluzioni, non dà modelli, non, però apre delle soglie, apre delle vie di fuga e cerca sostanzialmente, cosa che sto facendo adesso, spero di fare nel prossimo libro, di indicare una storia religiosa in cui al centro c'è una teologia di incarnazione, quel luogo, forse anche preconfessionale, diciamo, no? In cui una teoria dell'immagine, una teoria della figura, può effettivamente trovare tutta la sua. Concludo dicendo che il Novecento si apre sotto profili di filosofia dell'arte con una tesi molto famosa di Benjamin, la morte dell'arte. Ora, noi possiamo considerare, poi possiamo, non siamo mai usciti dall'ombra gettata dalla tesi di Benjamin nel saggio sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproduzione. Non pensiamo, non ci interroghiamo. L'impostazione di Benjamin è storico-sociologica. Questa impostazione storico-sociologica, che quindi lega il destino dell'immagine e dell'aula a una precisa stagione, no? Cioè l'Occidente industriale, è l'impostazione giusta per parlare, per decidere se l'aula sia o no irreversibilmente perduta. O c'è una impostazione, ad esempio, storico-teologica che si muove in tutt'altro eone rispetto a quello della società industriale? Perché di questi temi se ne parlava al liceo, se ne parlava ancora prima nel Concilio Quinto Sesto. Si può ragionevolmente impostare una riflessione sull'arte, sull'aura, pretendendo di ribadire di fatto un intervento bello del sanitario sull'immagine? Perché bene, questo fa, agganciando logicamente la sociologia e il marxismo, senza interpellare le risposte che un'altra tradizione, quella ecclesiale, oggi cristiano orientale, perché tutti i cristiani occidentali, sa dare al problema dell'immagine, che il cui fondamento è cristologico. Quindi il libro porta su questa soglia.